Eccoci qua, carissimi amici appassionati di camion storici. Siamo qua in compagnia del mio amico Luca e il contadino de Rovredo e la sua ragazza, la Michela, ma siamo qua soprattutto ad onorare il bravissimo Morris, appassionato di vecchi camion, ma soprattutto appassionato di Scania. Eccolo qua, guardate qua, grande Morris. Buongiorno, che dopo un bel po' di anni l'abbiamo rivisto. Sono Morris tornato. Famoso per il famoso Polar Beer. Ecco qua, eh. E niente qua, Morris. A volte ritornano. Esatto, siamo qua e spiegaci un po' il tutto qua, cosa vediamo. Ecco. Ah, niente, uno Scania 141. Scania 141. 79, motrice. Il progetto sarebbe da fare un trattore tre assi, però i progetti sono tanti. Ecco qua, adesso vi facciamo vedere questa bella motrice tre assi e qua Morris adesso è un po' indeciso su, guardate qua, insomma, si vede anche tracce. Il doppio ponte e farlo trattore tre assi. Ecco qua, per cui sei indeciso, adesso ci penserai. Si vedrà, dai. Ecco. Anche perché i progetti sono tanti, lì c'è anche un trattore da fare. Ma... Ecco, adesso vi facciamo vedere un po' il tutto. Intanto ci gustiamo questa bellissima motrice. Abbiamo detto una motrice del 1979, targata Pescara, le condizioni non sono delle migliori, però abbiamo le altre cabine che... Adesso vi faremo vedere tutte le cabine qua che avrà la possibilità di scegliere qua il bravo Morris che cabina utilizzare. Intanto ci gustiamo questa bellissima 141, questa bellissima motrice 141, ecco qua, eh. Facciamo vedere, siamo alla vigilia di Natale oggi 24 dicembre, e Morris mi ha chiamato perché mi ha detto: guarda, vieni su perché in sti giorni sotto le vacanze voglio mettermi a lavorare. Allora, queste due qua sono messe male. Ecco qua, come vedete. Questa è messa molto male. Ecco qua, Questa è decente. Ecco qua, l'ultima cabina e è la più... Abbiamo cominciato a rifare i miei dati, fare i fondi. L'intenzione è di mettere questa, che è un'ex cabina dell'Arcese. Questa è un'ex cabina dell'Arcese, ecco qua. Era messa male, però un po' alla volta stiamo ricondizionando. E fare i colori stile Arcese ti piacerebbe? No, forse con l'arancio e l'oro non sarebbe male. Ecco qua, Si vedrà. Guardate qua, siamo qua, vedete qua Luca il contadino, insomma, che... Ciao a tutti. Gli ho detto: Luca, vieni, perché insomma anche questo è un avvenimento importante, perché qua Morris in questi giorni vuole mettersi sotto. Una volta comincia a smontarlo. Ecco, è per questo che ho detto: Luca, andiamo a vedere il camion prima che, esatto, lo venga... Non lo taglio. Ecco, non lo tagliano di sicuro. No, finalmente. No, smonto cabina, smonto pezzi, dopo magari dopo non andrà neanche più in moto, quindi... Ecco qua, caro Morris, hai la possibilità di farci sentire questo sound. Il sound, ecco qua. Ora lo mettiamo in moto. Ecco qua, ricordiamo, Scania 141, 8 cilindri, 3,75 di cavalli e poi abbiamo sui 14.000 di cilindrata. Mi sembra che il 141 in Italia già dal 1976, insomma, era appetibile. Appassionati di vecchi camion, appassionati dell'8 cilindri, abbiamo la possibilità di sentire il sound. Vai Morris, devi aspettare un attimino, vediamo un po' che vada su l'aria. Ecco qua, il motore gira bene, silenzioso. Il motore gira bene. No, facevo notare che aveva qualche problema di... Sì. Beh, dopo la cabina la cambia, Questa è una cabina da... Sì, va solamente a posto. Esatto, lui è già... Cioè, forse non sei Luca, ma lui è già fatto... Sì, ha avuto già uno Scania spettacolare. Ecco qua, appassionati qua di vecchi camion. Appassionati qua di Scania,
siamo qua sui monti del Trentino e ci gustiamo questo profumo di euro, non dico euro 7, ma insomma, siamo lì vicino, eh. Cosa dici, Luca? Motore gira bene. Motore gira bene. Meccanicamente dunque è a posto. Dopo guarderemo la cabina. Ah, la cabina è almeno, sì. Almeno? Hai tutti gli accessori, ne hai sempre tu, vero? Sì, sì. Però che non avanza. E qua appunto l'idea era quello di fare un... Per accorciare un po' il passo, fare un bel trattore tre assi. Fare un bel... Ecco qua, accorciare il passo, trattore tre assi. Il terzo gemellato. Il terzo gemellato. Il 100, col 141 mantiene quei cerchi lì? Lasci qui. Ecco qua ragazzi. Faccio vedere così alla buona intanto condizioni qua di cabina, che praticamente buon Morris ha detto che verrà risistemata tutta, per cui poi faremo un ulteriore dettaglio sulla cabina, ecco qua, l'otto cilindri della Scania, eh, 3,75 di cavalli, quando il, mi sembra il 190-38 visto tracce di fumo, quando dicevamo che il 190-38 mi sembra uscito negli anni 80 con 380 cavalli, guarda un po' lì Michela. Fammi vedere un po', fammi se... ecco, dai, vai! Direi che insomma, il motore c'è. Sono contenti qua delle zone quando ti vedono questo camion, Sono tutto vicino. Ecco qua. Gli ambientalisti, Ambientalisti anche. Ecco qua ragazzi. Vi ho fatto vedere, riesce a muoverlo il camion? Ah ok, buono, buono, ce lo fa vedere, aspettiamo un tanto che va su d'aria, poi ce lo muove. Eccoci qua cari amici, facciamo vedere la motrice che si muove, che è viva. Guardate qua il buon Morris, intanto gustiamoci anche qua tracce di trattore Scania che va sistemato. Ecco qua la bella motrice, hai beccato un po' di, di aerosol. Guardate qua, appassionati qua di vecchi camion, appassionati del grifone. Ecco qua, bellissimo Scania 141 che deve risorgere, e qua adesso il buon Morris deve solo decidere cosa fare. Ecco qua come traccia di allestimento eccetera eccetera. Ecco qua, qua c'è un'idea qua. Essere dappertutto. Questo l'avevi recuperato in Austria, dicevi? In Austria era di un camion norvegese questo. Era di un camion norvegese. I primi mostri ancora del 140, questi sono diversi. Ah, ho capito. Invece quelli lì sono 140. E questo per? Da montare lì. Da montare. Riesci a fare tutte le modifiche comunque, sì. Fare le modifiche, sì. Fare il collaudo. Vabbè, quello. Vedremo. È un po' difficile, no? Serbatoio originale. Serbatoio originale. Ecco qua, finalmente Morris ha deciso stavolta
se lo fa, se lo tiene ormai, eh? Una volta sì. Ecco qua, perché insomma hai sofferto quando hai venduto il Polar sì, Beer comunque. Purtroppo sì, però ho scelto di vita che... Certo. Dai, facci ancora l'ultima manovra, lo facciamo venire indietro ragazzi, perché è un po' così, Ci godiamo qua tracce di paesaggio montano. Guardate un po' ragazzi, appassionati. Appassionati di mezzi storici. Guardate qua tracce di vecchio trattore per l'amico Demis. Ecco qua. La motrice che si muove. Saluto anche l'amico Cesare Bisio, anche se lui è un appassionato di Fiat, però insomma penso che questo genere di camion comunque lo conosce. Ecco qua. Saluto il buon Giordano Stego, Angelo Carucci. Buono, buono, ecco qua, abbiamo visto tutto qua, Qua dicevamo questo trattore, si diceva che... Questo qua è il trattore ex Arcese. Ex Arcese, che poi ci dicevi che, insomma, c'è qualcuno magari interessato, forse? Sì, perché purtroppo qualcosa devo sacrificare. Eh beh, chiaro, chiaramente. Non puoi... Questo qua è l'altro doppio ponte che viene dalla Grecia, sempre per fare il freasse gemellato. Anche questo... fare un altro progetto. Insomma, progetti ci sono. Beh, comunque ci sono. Già tenerne due, dai, penso che è già un bel, Un bel traguardo. Un bel traguardo, dai, dopo qua. Qua cosa dici Michela? Ti piace questo movimento qua? Sì. Luca, cosa dici? Ne vale la pena fare sto giretto qua alla vigilia di Natale, mentre tutti aspettano di tagliare. Io essere a casa a fare il pranzo di Natale. Pranzo di Natale, invece siamo qua dietro i camion. Ecco qua, grazie Morris intanto, che poi comunque la sorpresa non è finita, che ci fa vedere il musone. Ecco qua. Ecco qua, Con la contentezza della mamma. Esatto. Abbiamo altri ferri vecchi. Altri ferri vecchi. Tua mamma è contenta, sì, insomma. Sì, ogni volta che mi vedo arrivare con un pezzo vecchio sempre più contento. Sempre contento. Contentissimo. Avanti. Salutiamo qua tutti gli amici di Trax Entretini, fratelli Gasperetti, Andrea Colotti, appassionato di Scania, Andrea Vigliotti, anche lui lo ricordiamo qua, E tutti gli scanisti, Giorgio Ghezzi, anche Vittorio Sandrini. Ecco qua, spettacolo, intanto. Ecco qua, si è aperto la calandra. Bel vuoto qua, non ti fa gola il cambio Fuller del 190, no? Preferisci? Bello anche questo, no? Chiaro così. Ecco qua ragazzi, avanti col Guire. Alzi la cabina, dato che ci siamo, Matto, è lungo. Intanto guardate qua la paesaggistica del 24 di dicembre, purtroppo assenza di neve, clima secco, però non diteci che è colpa dei vecchi camion se non nevica, Ecco qua, Adesso vediamo se il nostro amico Morris si alza un po' la cabina. E intanto lì ci godiamo così. Ci godiamo così il paesaggio, lo scenario. E il contadino da Rovereto che gusta il Scania 141. Leggermente la cabina. Diciamo che
da quello che avevo capito anche dall'amico Giorgio Ghezzi, gli Scania alla fine già degli anni 70 avevano già preso piede, per dire, l'azienda di Giorgio Ghezzi aveva già iniziato a comprare gli Scania proprio perché diceva, se volevamo essere competitivi con il confine del Brennero dovevamo avere dei camion un po' più potenti e un po' più veloci, ed è per questo che almeno qua al nord, insomma, i Fiat iniziavano a morire, ecco, eh. Dopo è vero sono arrivati 190, però insomma lo Scania si era già portato avanti. Ecco qua, eh. Insomma, così vediamo il suo bel motore. Aspetta l'aria. E ce lo gustiamo tutto. Qua saluto anche l'amico Marco da Melisciano. Ecco qua. Attenzione, guarda mo Luca. Ecco qua, guarda qua il vuoto. Guarda qua che spettacolo. E così hai visto il vuoto, Luca. Gran camion questo, eh. Guardate un po', ragazzi, appassionati qua di. Effettivamente sì, la cabina era veramente in precarie condizioni. Oh, che ti sembra Luca? Bel vuoto, eh? Ecco qua, ragazzi, vi ho fatto vedere il motore, il cuore del camion. Eccolo qua. Ancora una volta Luca, il contadino da Rovereto, si gode qua traccia di. Ecco qua. Sai che non sono il maestro almeno, eh? Vecchiano. Ragazzi, ciao! L'emozione delle 24, vigilia di Natale, siamo qua a goderci il vuoto, mentre la gente si prepara a scartare i regali, eh? E noi la corsa contro il tempo. Oggi c'è, domani non ci sarà. Luca, dammi un po'. Devi andare, dai. Ecco qua, ragazzi. L'avventura del 24 dicembre 2023. Ecco qua, ragazzi. Adesso
siete ben mizzurri. Ecco qua ragazzi, vediamo un po' qua il contadino all'interno della cabina dello Scania 141. Vi faccio vedere anche il suo cambio. E poi niente, insomma, vi faccio vedere qua il suo cruscotto con il suo contachilometri. Poi abbiamo qua contagiri e poi vi faccio vedere qua il cruscotto con il suo manometro, olio, acqua, aria e gasolio chiaramente. Si vede ancora l'aria, ma vi facciamo vedere qua tracce di brandina sotto e anche quella sopra. Mi ha detto che è ingranciata. Sì, sì, è ingranciata. Chiaramente una cabina che verrà sostituita questa. La domanda, per movimentare le cabine e quant'altro, mandate che è la gru? No, no, che no gru, è il mio vicino come al muletto e che va in giù. Ecco qua. Movimentare le cabine, i ponti. Ah, ho capito. Ma niente, qua Morris, volevo chiederti una cosa, se magari la puoi spiegare bene. Allora, negli anni, fine anni 70, insomma, prendeva V8 Scania perché dicevano che sì, insomma, era molto più potente dei, esatto, Fiat, ed era per più quello finale, che più tutto, sì, per quello che aveva preso piede, diceva, per dire, Giorgio Ghezzi che aveva la ditta mi diceva che già negli anni, fine anni 70 avevano cambiato i camion perché appunto lo Scania, sì, 140, così, 141 erano già, dicevano, io non c'ero, ho sentito dire anche da mio padre, era così, insomma avevano acquistato potenza e se vogliamo, sì, essere competitivi con i confini del trasporto, il parere mio è sempre stato il numero uno, numero uno, ecco qua, per cui non c'è 48 che ti fa gola a te. Sì, una bellissima macchina, ma... Però insomma, te sei per lo Scania. Va bene, va bene. Quattro frecce, le frecce... Ecco qua, vi facciamo vedere così l'ultima sfumatura di Scania 141 che verrà restaurato. Guardate lì quella ciacerona del fidanzata del contadino, è il Morris. Sì, ho trovato il telecomandino. Costa solo il telecomandino 3.000 euro. Madonna, le donne quando chiacchierano non finiscono più. Niente, Morris, ti ringraziamo della tua ospitalità. Aspetta un attimo qua. E così, bravissimo. Dacci così una previsione. Tempo? Tempo. Non si sa perché tra lavoro e... Secondo te? I progetti sono tanti, ma penso almeno 3-4 anni da finirlo. 3-4 anni ci metti a farlo, sì? Perdi tempo, non è che lo faccio il lavoro. No, no, beh, capito. Pensavo che essendo molto esperto avevi già... Esperto sì, ma tempo, un giorno a settimana, non è che fai tante robe. No? Insomma, tra 3-4 anni, insomma, sì, dai, così. Speriamo. Mario, speriamo anche prima. Esatto, guarda che Giorgio Ghezzi giù lì in 6 mesi hanno sistemato il Lancia. Ma Giorgio Ghezzi è a casa tutti i giorni. È vero, c'è vero. Anche l'aiuto. Io no. Sì. Dai, auguriamo qua al bravissimo Morris di, insomma, di chiaramente di accorciare i tempi di restauro. Comunque, bel pezzo, l'importante è che c'è, ecco. Ed è qua nelle nostre zone, la finalmente. La base è buona, diciamo, dai. La base è buona, ecco la qua. La voglia c'è, i progetti anche. E niente. Ecco qua, Luca, cosa dici? Sei contento? Sì. Ecco qua. Altri personaggi del Marine Tour. Ecco qua. Quelli che mancavano. Esatto. Che mancavano. Neanche manca ancora. Spettacolo. No, almeno un camion nel nostro Trentino, perché insomma due. Qua... Esatto, due che due, i nostri... Che, di Azzai, ma state... Che i trentini, insomma, sono un po' avari di camion storici. Ciao a tutti, spettacolo!